siamo qua finalmente con le news di Grand Cross. E signori, che news! Un'LR inaspettata, a quanto pare no, non è Wild, e meno male. E porco, due soldi in hype, ragazzi. Tra l'altro, vi ricordo che è uscito anche un reel di Dokkan dedicato alle pull del loro anniversario su Instagram, TikTok e qua su YouTube. Recuperatelo. E ragazzuoli, vi ricordo, venerdì 16 agosto, la maratona dell'anno. Non perdetevela, alle 10 di mattina iniziamo. Detto questo, buona visione! Tutti bentornati oggi su Grand Cross, ovviamente Jap e Global, domani su Jap e martedì prossimo su Global. Questa update appunto arriverà nei soliti giorni, ma siamo qua a preparare della prossima LR e non solo, parlare anche del prossimo PG in arrivo domani, ripeto, martedì prossimo. Ma ragazzuoli, prima di iniziare volevo ricordarvi assolutamente di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di recuperare i vari reel e video usciti su TikTok, Instagram e ovviamente qua su YouTube, e di non mancare in questo esatto istante, ma anche tutti gli altri giorni, in live su Twitch, perché siamo in live dall'1 alle 4, quindi in questo istante siamo in live. Ricordate che da qui in avanti, quando uscirà il video, saremo sempre già in live su Twitch, quindi aggiungeteci in live, link in descrizione. E oltre a questo, ragazzi, volevo ricordarvi ormai l'avvento dell'anno, cioè la maratona dell'anno per l'appunto, che si terrà venerdì 16 agosto in live su Twitch a partire dalle 10 di mattina. Ragazzuoli, siateci, perché sarà la maratona estendibile più grande che abbia mai fatto, ok? Mi raccomando. Detto questo, ragazzuoli, andiamo subitissimo e partiamo subitissimo con le news. PG nuovo, Merlin, ragazzuoli, Merlin Summer, nuova Merlin Summer, in teoria è Merlin Summer, ora, dell'altro che sì, è Summer perché questa roba qui è palesemente acqua, sì, comunque è al 100, credo sia al 100% Merlin Summer, comunque, sì, ok, guardando un po' lo scenario, ci sono le palme, c'è il mare, quindi sì, è ufficialmente una nuova Merlin Summer con un artwork incredibile, ovviamente bellissima, non gli puoi dire veramente nulla, e ovviamente, oltre a lei, gira 600, oltre a lei, come volevasi dimostrare, è uscita l'LR. E signori, che LR, ok? Non vedo l'ora di vedere l'artwork intero, perché, signori, che LR. E ragazzuoli, eccola qua, Lilia, rossa, LR, mamma mia, che bomba, ragazzi, è bellissima. Il serpentozzo, tra l'altro, non sembra cambiare di troppo, a vedere così per primo impatto, ma lei, raga, bellissima, poi quest'altro che è incredibile, veramente incredibile. Diciamo che era un po' che si vociferava, se vi ricordate, di Lilia LR, anche, diciamo, anche Lilia Blu, no? E di fatto l'hanno fatto, però, quella versione rossa, che, diciamo, la blu poteva essere molto più pericolosa, ma magari anche questa rossa è broken, dopo comunque ce l'andiamo a leggere al volo. Ecco qua per appunto il cambiamento, come al solito la passiva è un papiro, comunque artwork incredibile, tra l'altro una skill diventa debuff, non mi ricordo se era debuff anche prima, dopo lo leggeremo. Torna alla top 100 con Wailo, che è l'unico PG che mi manca, quindi probabilmente proverò a farla, proveremo a farla. Ticket shoppabili di Merlin, poi abbiamo un login bonus dove regalano un altro wild, va bene, con tra l'altro tantissimi pendant e coin vari, top. Abbiamo ovviamente la multi free, ragazzi, da Merlin con un coin per portare subito un PG al 90, ovviamente utilizzatelo su Merlin comunque. Continuando, abbiamo ovviamente il rework dei buff post subnack, poi abbiamo il banner. No, no, aspetta, ma è un evento questo, però. Ok, è un evento, il desiderio, va bene. Praticamente hai questi ticket, dovete popolarli in questi banner speciali, dove hai, è un po' come l'evento delle carte, ok? Metti i tuoi pick e per appunto hai più rate di trovarli in questo banner evento, poi andrà via. Quindi, vabbè, dai, sarà una storia di PG del cavolo. Bingo, e torna il bingo, ragazzi, torna il boss. Beh, non saprei nemmeno come definirlo. Questo va comunque. Ed eccole qua per appunto le cariche. Abbiamo tra l'altro anche una skin per Wild. Attenzione. Io vorrei però ciccia un po' più grossa. Tipo, iniziamo a vedere una skin per Meldimon King. Qualcosa. No,
ovviamente sta caricando tutto insieme. Migliorato il pop-up di conferma dei gacha. Vediamo un po'. C'è la notifica del vuoi continuare a pullare? Cos'è questa? Ah, no, raga, questa è la notifica... Ok, ti oscura le gemme? No, non è... Boh. Ah, no, ti dice quante gemme hai adesso, prima non te lo diceva. E poi, in teoria, credo, questo tastino, credo, sia quello per pullare in continuazione. O hanno fatto una roba come Idle Adventure, ovviamente qua lo spiega, ma lo spiega un po' del cavolo, che clicchi e ti pulla di conseguenza tutte le multi in fila senza che tu fai multi per multi, oppure te clicchi e non ti chiedi più la conferma, ma clicchi le 30 gemme e ti pulla subito senza il 30 gemme. Vuoi fare la multi? Sì, quello magari va via. Ok, vedremo. Comunque abbiamo un'aggiunta, la battaglia tra mostri classi. Ok, ah, ok, ti consiglia la CC box in teoria. Per appunto minima per poterlo fare. Abbiamo aggiunto la funzione battaglia tra mostri. Cos'è questa roba? Comunque tra l'altro finiscono qua. La squadra che verrà applicata in squadra consigliata sarà la squadra del personaggio che verrà completata da più ok, dovrebbe essere, credo, ok, esatto, hanno aggiunto una funzione per cui ti consiglio nel team da utilizzare in ogni varia bestia. Ci sta, tra l'altro lo facevano anche nelle live, comunque in giro lo facevano già, non su Gun Cross proprio, però comunque già lo facevano. Ed è top effettivamente, perché magari esce la nuova bestia e già c'hai quello in Giappone che l'ha fatta e già ti appare, magari per appunto parlando del Jap, e magari ti appare il team che ha utilizzato lui o magari il team che ti consiglia il Gankos stesso già da Day One. Quindi questa è una roba molto molto importante. Sono contento che comunque stiano facendo questi mini updatini, ok? Che comunque ci fanno dire qualcosa stanno facendo, non è che sono lì a prappa, a poltrire, ok? Qualcosa stanno facendo. Artwork di Merlin, artwork di Lilia, clamorosa, tra l'altro meno male smentito Wild. E andiamo a vedere per appunto Lilia stessa e Merlin stessa. Abbiamo per appunto il PG. Allora, la passiva ragazzi è chilometrica, classic, non può essere usata, va giocata davanti e non può essere usata nei boss, ok? All'inizio del turno di un alleato, dai casualmente un elemento a un nemico che non è influenzato da un elemento. E per ogni elemento che è influenzato da un nemico, le tue statistiche di base aumentano del 7%. Quando un alleato usa un'abilità su un nemico influenzato da un elemento, applicherà inoltre quell'effetto elementare per 3 turni. E se 4 effetti elementari si sovrappongono, l'elemento e l'effetto elementare verranno rimossi. E l'effetto elementare verrà rimosso. Comunque, beh, classiche per un... vabbè, ragazzi, passive chilometriche senza senso. Per un turno aggiunge un effetto debuff elementale. Inoltre, per ogni alleato sconosciuta che partecipa alla battaglia, le statistiche dell'alleato di razza sconosciuta aumentano al 5%. E se l'effetto elementale viene annullato da un'abilità di combattimento speciale o dall'effetto di un oggetto sacro, ok, l'effetto elementale rimosso verrà annullato. Ok, ciascuno infligge a quel nemico un danno pari al 15% dei suoi equipamenti. Vabbè, raga, questa veramente va approfondita. La passiva è veramente lunghissima per un PG da 600. Pensavo un pochino più corta, non lo so. Vabbè, comunque, leggiamoci le varie skill. Comunque sarebbe la... Ma ragazzi, ma è la versione non festa della Fest questa? Ma anche la ultima sembra quella a me, eh. Ma hanno fatto... Ma è la versione non festa di Merlin Fest Verde questa, eh. Guardate l'artwork che c'ha nelle skin, nelle skill. È Merlin Fest. Per due turni, cioè sembra lei comunque, la ultima è quella mi sa. Per due turni riduce le abilità legate agli HP di un singolo nemico del 30% e infligge danni pari al 300%, ok. Skill attacco, quella della debuff, infligge danni pari al 250% da diretta AOE e diminuisce l'indicatore del grado del gauge, ok, va bene. Del numero di abilità in cui il gaudio è stato avversato. Ok, quindi abbiamo una skill, oddio, non mi ricordo di chi è, ma comunque però di skill downgradata, lei toglie il gauge. La ulti è ovviamente applica casualmente 4 effetti elementari a tutti i nemici. Si rega, è Merlin Fest. Ok, di per sé il personaggio non mi sembra clamoroso, però ovviamente sulla carta ed è complicatissimo con tutta questa roba degli effetti, anche molto casuale, ok? Bisognerà vedere l'atto pratico. Ma ragazzi, ovviamente andiamoci a vedere Lilia. Ed ecco qua ragazzi le skill di Lilia tradotte. Passiamo letteralmente dalla passiva. Partiamo dalla passiva. Abbiamo all'inizio del turno di un alleato, ovviamente leggo soltanto la parte nuova, quindi
quella che è stata aggiunta. I ragazzi fa ridere il fatto che hanno aggiunto ogni cosa, cioè hanno aggiunto e cambiato ogni cosa. All'inizio del turno generale a tutti i nemici verrà concesso l'effetto di potere di distruzione per un turno, e i personaggi alleati con le sette piaghe, non mi piace molto, non riceveranno più danni del 50% dei loro HP massimi dall'uso delle abilità durante il turno del nemico. Ah, bene, inoltre per ogni effetto di potere della rovina, beh, quello di prima, che viene annullato alla fine del turno del nemico, le abilità legate all'attacco dei personaggi 7, ok, 7 catastrofi, alleati, aumenteranno del 7% fino al massimo del 28%. Regà, poi se è broken, ovviamente sarà palesemente nel team sconosciuti. Sablack conta questo discorso, perché se conta potrebbe essere staple insieme a Sablack sta roba, eh? Decisamente interessante sulla carta. Abbiamo per l'appunto la skill 1 che è aumentata da un 200% a un 220% il danno, mentre all'aggiunta di penetration. La skill 1 2 stelle da un 250% a un 275%, sempre penetration. E poi abbiamo la skill 1 3 stelle da 400 a 450 con penetration. La skill 2 abbiamo da 150% di danno a 165, sempre AOE, e infetta a infezione per un turno. Ragazzi, questo è il team sconosciuti di 100-100. Vai, team sconosciuti che diventa prevalentemente catastrofi con infezione nel team, e finalmente diventa mega god, ragazzi. Ma aspetta, ma lì... però aspetta un attimo. Ma no, effettivamente lei è umana, ragazzi. Mi sono ricordato nel corso d'opera. Mi sembrava sconosciuto perché c'era il serpentozzo. No, comunque no, è umana, quindi... però non va a inserirsi. Cioè, e che team va a inserirsi questa in PvP, raga? Oddio, il Mega Lapsus. Che gli fai fa questa? È team umani? Però non ci sono catastrofi. La butti sconosciuti ignorando completamente la razza? Potrebbe essere, non è la prima volta, eh? Boh. Sono rimasto un po' stunnato, vabbè. Questa abbiamo ovviamente la stessa cosa. Però abbiamo... ma è la stessa skill. Ah no, la skill 1 2 stelle leva anche il gauge, ovviamente, a differenza di questa. E la 3 stelle abbiamo... stesso danno, tra l'altro. La 3 stelle da un 250% passa a 275, infetta per due turni invece di uno, e leva il 3 gauge invece di uno. Ok. La ulti abbiamo... rimuovo gli effetti di potenziamento da tutti i nemici, quindi tutti i buff. Concede un effetto che aumenta i danni ricevuti del 50% per un turno, e poi infligge taglio, che prima non infliggeva. E poi la percentuale di danno è la stessa al 6. Raga, di base sulla carta sembra molto interessante, lo ammetto. Il problema è che ci ho pensato dopo, mi è venuto il dubbio, no, del fatto che la linea normale fosse umana. Non mi ricordavo lei, lo ammetto tranquillamente, perché pensavo col fatto che era trasformata col serpente fosse sconosciuta. E invece no, è umana anche lei, e questo implica che in team umani non saprei veramente come giocarcela. In team sconosciuti probabilmente ci va in... cioè mi viene in mente un po' come Gelda, no? Che è sconosciuta ma gioca in demoni. Può essere la stessa cosa? Umana ma gioca in sconosciuti. Anche perché se si parla di 7 catastrofi, Sablack probabilmente va a contare, e di conseguenza potrebbe essere un po'... la coppia combo, no? Non lo so, raga, questo è veramente un dubbio incredibile. Bisogna vedere ovviamente oggi in live, ne discuteremo, in questo momento ne parleremo su Twitch. Però sono curioso, magari mi sbaglio, va in umani, non lo so. Però di base mi incuriosisce veramente tanto. Come potrebbe anche essere, ragazzi, che per quanto riguarda Lilia in futuro si vada a creare un team... un team catastrofe, ignorando completamente la razza. Non lo so, è veramente un dubbio incredibile. E per finire, ragazzi, andiamoci a vedere anche il banner di Merlin, che per appunto è il banner credo meno interessante che sia mai uscito. Eccolo qua, ragazzuoli, non c'è nessuno se non ovviamente lei retap 0.5, e per quanto riguarda anche gli altri personaggi, raga, dai, veramente il classico banner uccide il cavolo, di cui non interessa niente a nessuno. Il PG più recente, probabilmente più decente, scusate, Elaine, Merlin, forse anche basta. È un banner che sulla carta conviene assolutamente skippare. Bisogna vedere ovviamente questa Merlin quanto sarà impattante, e ovviamente anche Lilia stessa in quanto è nel banner pullabile. Bisognerà ovviamente vedere, ragazzuoli, tempo al tempo lo vedremo. E sono contentissimo comunque in generale dei due personaggi che hanno inserito, sia Merlin ma più che altro Lilia dell'R, che è bellissima, veramente bellissima. E sulla carta mi intriga di più, devo essere onesto. Poi magari mi sbaglierò, ma mi intriga di più.
Tutto questo, ragazzuoli, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi, e ovviamente iscrivetevi dove? Qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede, conto su di voi, e let's go, boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!